Buonasera. L'intervento commentore della Linux nelle scuole, sottotitolo Il giusto mezzo per la ricerca della virtù. Sotto ho messo una fotografia di Aristotele, perché Aristotele è stato il primo filosofo che con la sua logica ha trattato quella che viene chiamata la sillogia aristotelica, cioè se, allora, è stato il primo, quindi è il filosofo di tutti i programmatori. Anche perché poi Aristotele era il filosofo che nella sua etica ha proposto per primo il giusto mezzo per arrivare a un giusto fine. Un uomo che si ha in un contesto sociale deve utilizzare sempre il giusto mezzo e anche il mezzo giusto, porsi sempre in una posizione mediana e utilizzare tutte le sue capacità, le sue tecniche per fare il bene del contesto sociale in cui vive. Mi è piaciuto metterla qui come presentazione. Tra i primi persone che hanno creato, sviluppato il sistema Linux ci sono ovviamente le due figure più rappresentative, le dovreste conoscere, ma le presentiamo sempre, Richard Stallman e Linus Torvalds, che è stato già citato. Stallman era un programmatore che aveva una stampante che pensava di poter far funzionare meglio, una stampante da Xerox. La Xerox gli ha detto: no, il software nostro tu lo lasci stare, lo utilizzi come diciamo noi. Questo ha stimolato Richard Stallman, che aveva un alto concetto dell'etica, a crearsi delle sue librerie, che non sapeva ancora dove mettere veramente, e comunque sviluppare quella che è stata la Free Software Foundation. Linus Torvalds era uno studente di informatica che ha creato il primo sistema operativo che è stato liberamente distribuito, cioè ne ha concesso a tutti il suo utilizzo. Ha messo insieme le librerie di Richard Stallman a questo sistema operativo ed è nato Linux. Richard Stallman è stato il primo che ha proposto e enunciato quattro principi fondamentali, sono delle leggi molto semplici, forse per questa semplicità molto potenti. Sono quattro libertà, le cito tutte: libertà di seguire il programma come si desidera, libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo e adattarlo alle proprie necessità, libertà di ridistribuire le copie, libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti. Questi sono i quattro enunciati che di solito dicono tutti gli informatici. Stallman, in realtà, ha introdotto in queste quattro leggi due principi fondamentali che ci teneva talmente tanto che li ha ripetuti due volte, e cioè che l'accesso al codice sorgente deve essere libero, ne è un prerequisito fondamentale, e tutto questo lavoro di distribuzione e di utilizzo deve essere fatto in modo da aiutare il prossimo, in modo che tutta la comunità ne tragga beneficio. Ovviamente con questa concezione dell'etica così rigida aveva le sue controindicazioni, non permetteva una larghissima diffusione del software. Il movimento open source ha tirato fuori altre 10 leggi che hanno un approccio più pragmatico alla questione e prediligono comunque sempre la distribuzione del codice sorgente, ma con delle licenze un pochino più, diciamo, più pragmatiche, diciamo pure così. A me piace non fare una cosa di distinzione, cioè parlare di open source ma sempre con un concetto etico dietro che deve essere sempre ricordato. Dov'è Linux? Linux lo potete trovare oggi quasi dappertutto, lo trovate sicuramente nei satelliti, nei grossi centri di ricerca, perché loro devono avere assoluto controllo del codice sorgente, cioè devono sapere i loro calcolatori cosa stanno facendo. Linux è anche un sistema estremamente scalabile, può essere ridotto ai minimi termini e essere installato su dei dispositivi miniaturizzati di tutti i tipi. Quando abbiamo deciso di fare questo dialogo, mi sono posto anche il problema a chi mi rivolgo. Non mi volevo rivolgere ai tecnici. Non ho grandi cose da dire, persone che sono già tecnici competenti e sanno come utilizzare Linux. Io mi volevo rivolgere a personale della scuola, docenti, studenti ovviamente,
e personale amministrativo che invece fossero assolutamente digiuni. Linux assolutamente può essere gestito come server, come sistema, ma i sistemisti non hanno bisogno di queste informazioni. Chi volesse invece iniziare per la prima volta può cominciare ad utilizzare nella scuola i sistemi operativi che sono stati pensati per essere utilizzati nelle scuole. Il primo, quello che ho messo in atto, Scuole Linux, è un progetto derivato da Debian e mantiene tutte le caratteristiche della Debian. È pensato per essere strutturato come sistema di controllo, gestione dei permessi, mantiene tutte le caratteristiche di Debian. Ubuntu, che è una derivata di Debian e che ha un approccio, diciamo, più professionale, in realtà tira fuori delle distribuzioni a periodi di scansione precisa, due volte all'anno. Ogni due anni ha una distribuzione di cui mantiene i pacchetti per 4 anni, quindi è un attimino un atteggiamento più professionale, non perché Debian non sia professionale come già si agita. No, l'atteggiamento che hanno le due distribuzioni è un po' diverso. La distribuzione dell'Ubuntu ha dei programmi all'interno pensati per la scuola. L'ultima che voglio presentare è Sole Linux, una distribuzione che sto installando spesso recentemente, derivata da Linux Mint, con tutti i pro e i contro che questo comporta. Io installo questa perché innanzitutto è un progetto fatto in collaborazione col Ministero e già un docente, quando vedo il documento del MIUR, è più predisposto ad accoglierlo. Poi dentro ci sono dei programmi che sono pensati per soggetti che hanno delle difficoltà di apprendimento. Quindi ci sono banalmente la lente di ingrandimento piuttosto che un text to speech, oppure dei programmi di comunicazione tramite figure che sono molto semplici. Inoltre all'interno i programmi sono suddivisi per livello scolare. Sembra banale, ma già mi rende più facile la fruizione di questo sistema operativo. I programmi dell'open source sono tantissimi, sono veramente tanti. Avevo preparato questo testo 4-5 anni fa, erano molto limitati, oggi sono aumentati in maniera esponenziale. Se riesco ad aprirlo, ok. Sono 36 pagine di elenco di programmi, ce ne sono veramente di tutti i tipi per tutti i campi applicativi. Ovviamente sono programmi riservati ai tecnici, programmi di gestione dei sistemi operativi piuttosto che dei sistemi di rete, eccetera. Ci sono CAD, ci sono programmi di disegno vettoriale, raster, matematica, scienze, sono di tutti i tipi. Questo che vedete sulle icone, io ne ho messi veramente solo alcuni, ovviamente quelli che magari andavano per la maggiore, magari sono stati chiesti, veramente 36 pagine di elenco, io vi invito a scorrerlo per trovare tutti quanti. Qui trovate programmi di grafica, di CAD, di gestione dell'audio, programmi vettoriali, di immaginazione, eccetera, eccetera. Questo qui è stato già citato da Franco, è Portes, è un progetto greco, creato da alcuni studenti della Grecia. Portes vuol dire guardiano, controllore. E poi quello che mi ha fatto scaturire l'associazione di idee, tutto il discorso su Aristotele. È un programma, come vi ho accennato, funziona molto bene, molto leggero, utilizza soltanto l'impianto di rete, non ha bisogno di hardware di sostegno, può trasmettere il proprio schermo agli studenti, sia in pelo sia in finestra, quindi gli studenti volendo potrebbero continuare a lavorare mentre l'insegnante fa vedere queste cose. Può prendere il possesso di un computer, quindi lavorare direttamente. Chiaramente non sostituisce il rapporto docente-allievo, è uno strumento che si può utilizzare con un minimo livello di apprendimento.
l'informatica è sempre uno strumento, bisogna sempre considerarlo in questo modo. Questo è un altro progetto che è veramente, secondo me, esemplare, LibreOffice. Esemplare perché per il funzionamento, esemplare per la gestione, ed è un programma che lavora veramente, veramente bene. Il LibreOffice, immagino lo conoscete tutti, è un programma, è una suite di programmi, quindi all'interno si trovano un programma di scrittura per la presentazione, questo lo stiamo utilizzando, un programma foglio di calcolo, un programma di disegno vettoriale e altri accessori. Quest'anno LibreOffice ha vinto il Bossi Award, come nome potrebbe dare qualche perplessità, però è un premio che ha vinto per come Open Source Business Application, cioè un'applicazione open source che sviluppa i tuoi business, i tuoi affari. Non è un premio da poco. Poi, oltre ai programmi, diciamo, che possono essere installati sul computer, quindi programmi open source o free software che voglia essere con sistemi operativi, per gli insegnanti ci sono tutta una serie di risorse che adesso di moda, risorse online, chiaramente vanno fruite nel modo ottimale. Una delle più famose la conoscete sicuramente, Wikipedia, ma ce ne sono molte altre. Per esempio, in Inghilterra, cosa si sono inventati? Hanno fatto Wikimedia for Schools, cioè una serie di documenti di libero accesso che sono suddivisi per età scolare e classe di apprendimento. Quindi non necessariamente il docente può utilizzare il libro, può essere utilizzato anche questo strumento. Le polemiche che ci sono all'inizio dell'anno sul costo dei libri le conosciamo tutti, ci sono però, se non sono state ancora create, cominciano a starci delle valide alternative. E una è questa Wikibooks, a cui sono particolarmente affezionato tra l'altro. Cos'è Wikibooks? Wikibooks è una piattaforma per costruire dei libri, PC ovviamente, con un metodo open source. Che significa? Significa che ognuno che ha delle competenze specifiche può dare un contributo per creare dei libri di testo. Chiaramente si può adottare un libro di testo in formato digitale, perché no, e comunque può essere questo fatto. Si può fare. Chiaramente poi ci saranno sicuramente le obiezioni legate al concetto della necessità educativa del libro, della necessità di apprendimento, dell'istituzione scolastica che nella tua autonomia sceglie anche la programmazione se n'è andato, quindi va bene. La scuola può scegliere anche la programmazione, però può immaginare un libro che serve sicuramente all'allievo, serve anche al docente, perché poi sul libro si fa tutta la programmazione scolastica. Non gli viene al docente di aggiungere degli elementi alla programmazione o al libro in sé per fare poi lo stesso lavoro di didattica. Pensate quanto costa un libro? Un libro costa in scolastico 18-25 euro. Sono tutti uguali perché il peso deve essere inferiore ai 14, già hanno tutti 180-250 pagine, costano tutti 20-25 euro di libro. Se si adottassero questa modalità e questo tipo di libri, secondo me si fa risparmiare, anche perché si potrebbe chiedere a quel punto un contributo reale per la stampa, ma un libro fatto in questo modo dovrebbe costare 3-4-5 euro di libro. Quindi, anche per la didattica, anche per la costruzione dei libri, utilizzare un modello open source richiede sempre le stesse parole: condivisione, cooperazione, collaborazione. Io ce l'ho messo una parte, una competenza, perché non ci vuole grandissima competenza, però per utilizzare certi strumenti bisogna crearsela, e quindi va fatto anche in questo modo. Questo è un altro sito per insegnanti di matematica, matematicamente.it, e si trovano, il sito trova dei libri, o più esattamente delle lezioni, che sono divisi per scuola di primo grado, scuola secondaria di secondo grado. Ne ho parlato, sono dei buoni testi, sono buoni strumenti del sito per l'insegnamento, solo per la scuola superiore, ma anche questo è un
cose, io vi invito a vederle, questa cosa carina di questo mondolino di ricerca sulla destra, si possono trovare programmi, sostanzialmente perché sono quasi esclusivamente programmi, siti dove ci sono delle attività, e sono divisi per materia, per argomento, per lingua, per livello scolastico, si può fare un certo piuttosto. Un'altra attività che ho trovato qui, come si fanno quiz e test multimediali. Questo è un po' che ce l'ho messo perché mi hanno chiesto di fare polemiche così. Perché ho visto la settimana scorsa un insegnante che ha chiesto la videna, tanto che dovevo fare dei test, di tagliare, di scrivere, di carta, di incollare, poi di mescolare, e poi lavorare e faccio questo mezza giornata. Non è ammissibile. La videna ce l'ho rispetto alle videne, hai il suo lavoro, l'insegnante ha il suo lavoro. Fare dei test ci sono degli strumenti che bisogna imparare ad utilizzare. Ci sono. Una cosa qui non è la mia storia, il progetto Moodle, si possono trovare dei libri, una grande maggioranza in inglese, ma si trovano anche in italiano, in spagnolo, ovviamente sono quasi tutti classici, ovviamente sono libri e libri d'autore. Parallelo, c'è il libro Ninja, che è un progetto italiano, e mi piace molto citare il libro Ninja perché ci sono gli audiolibri previsti, questi si trovano quasi tutti in formato digitale, PDF o EPUB, altrimenti è un rapporto fisico che si dice adesso ovviamente un rapporto erotico con un libro, ultimamente anche un libro, un audiolibro, dato che sono delle cipolle, ha una sua funzione. Volendo fare una piccola ricerca, cioè trovando open book, free book, ho trovato una marea di siti, io queste ne sono un elenco. Le risorse ci sono, adesso ci sono 5-6 anni fa, adesso ci sono tutte le risorse per potersi costruire e lavorare a scuola con l'open source, sia come metodo, sia come applicazione, sia come risorse. Poi il Project è uno dei più moderni non è proprio nuovissimo, ha quei 4 anni, però ascolta le video lezioni, cioè un esperto che parla di un argomento per 40 minuti, c'è sempre un testo che accompagna il testo con dei riferimenti, dei dati per chi volesse approfondire. L'ultima, anche questa è non buonissima, però è una cosa relativamente che sta prendendo piede, è Massive Open Online Course, i cosiddetti MOOC, sono nati negli Stati Uniti, nelle università, sono stati trasferiti di recente in Europa, prima in Italia mi pare che sia stato l'Università Federico II di Napoli, comunque adesso le università si sono consorziate per mettere online i corsi che fanno i propri docenti. Sono per la funzione è assolutamente gratuita. Attenzione, gratuita è qui, è libera, si può avere libero accesso, può essere utilizzata, non tutti, poi ci sono nuovi in particolare, ci sono delle licenze in particolare. Attenzione perché qualcuno già l'ha pagato, non è gratis, tutto l'open source non è mai gratis completamente, c'è dietro un grosso lavoro di volontà. Questo è importante, dire, cioè, perché molti pensano, andiamo open source e si risparmia perché non costa niente, attenzione, ha un costo di formazione, ha una quota di apprendimento, sono tutti costi che vanno comunque contabilizzati. L'ultimo sito, dato che era Linux e scuola, quello di cui voglio parlare, a proposito di Linux, è appunto questo sito, scuola.linux.it. Se andate a leggere qui le voci del menu software contenuti, vi spiega molto meglio quello che io in due parole, molto velocemente, ho cercato di spiegarvi. Io ho messo questa immagine per un motivo, perché mi è piaciuta particolarmente. Questi due gradienti, se si vuole andare avanti, bisogna fare innovazione didattica, libertà, creatività, consapevolezza, perché la forza richiede anche consapevolezza, richiede il sapere che si sta utilizzando uno strumento che è buono. Quando nell'entrare tu spiega perché è bello l'open source, tra l'altro adesso c'è in discussione, quali sono i motivi per cui mi piace l'open source? Mi ho sentito evidentissimo, volevo proporre.
concetto di etica che aveva Aristotele del bene della sua persona per la società, sempre più forte, bisogna utilizzare la risorsa che è il bene. E adesso parliamo di scuola. Queste sono i computer che sono stati recuperati da Robetti, adesso siccome è abbastanza tardi, vorrei dire che è un progetto che mi sono particolarmente attaccato. Perché utilizzare lo risorso ovviamente per motivi etici? Ovviamente sì, ma ci sono anche motivi economici per poterlo fare. In Italia, in un trattato dell'Italia ad aprile, non regola 2.230 miliardi di debito pubblico, siamo 60 milioni di abitanti, 37.000 euro a testa. Il bambino nasce a 37.000 euro di debito. Tra l'altro, il figlio, mentre stavo facendo queste cose, chiedevo quante caramelle ti sei comprato tu per avere 37.000 euro di debito. Come viene fatto questo debito? Con dei prelievi di cui spesso non ci si rende conto. Noi paghiamo le tasse, ma spesso siamo sottoposti a dei prelievi indiretti, non ce ne rendiamo conto. Qualche volta ce ne rendiamo conto, siamo anche contenti di farlo. Sostanzialmente ci privano di alcune ricchezze, sono energie e risorse che vengono prelevate un po' per ogni italiano e dirottate verso grossi centri di potere, grossi centri finanziari, ultimamente neanche più in Italia, per cui noi sostanzialmente ci siamo impoveriti. Un esempio, a me piace utilizzare l'automobile, perché nell'automobile una macchina che fa grossa energia, una macchina termica, come vengono prelevate queste risorse? Facciamo l'esempio dell'automobile, ce ne sono tante. Negli anni 80 c'era stata la crisi energetica, bisognava risparmiare, cosa hanno fatto? Le automobili hanno cominciato ad essere sempre più profilate, le basi sempre più lunghe, un CX sempre minore, quindi una minore resistenza all'aria. Piccolo problema, è vero che quella parte che consumava di meno, da un'altra aumentava una superficie del carro. Quindi dentro le automobili si motiva di carro. Cosa si sono inventati? Io ti do la macchina. Consuma poco, ti metto l'accessorio in condizione proprietaria, te lo metto a parte, non sei obbligato a comprare, ma se tu stai dentro quelle macchine non ci dici che in condizione proprietaria è necessario, è un bisogno che è stato creato e tu devi comprare in condizione proprietaria. Peccato che se utilizzi in condizione proprietaria aumentano un'altra volta i consumi e ti ritorni allo stesso livello di prima, che significa che aumentata l'entropia, vi hanno creato un bisogno. Abbiamo dovuto acquistare una cosa di cui non avevamo necessità e noi abbiamo speso dei soldi e anche felicemente rispetto quando c'erano la mia china per essere un soldi per come finanziare la propria la ventina non aveva la vetri verticali, vetri piccoli ci si stava bene. Come vengono spesi i soldi? Parlando della scuola, come vengono spesi? Adesso vi faccio qualche esempio perché poi la trovate in altri. Allora, da 3 anni le scuole sono obbligate a mettere il registro elettronico. Non sarebbe vero neanche questo, non sarebbe obbligato, non sono mai usciti i decreti attuativi per cui, però per il decreto sulla materializzazione bisogna mettere il registro elettronico, le scuole si sono adeguate. Un registro elettronico è una bella cosa che permette che i ragazzi conoscono, gli insegnanti pure, che per quello che si faceva con cartaceo si fa in digitale, con il registro elettronico. È una bella cosa. Quanto costa? Ci sono 3-4 litri per questo. Mediamente all'anno costa 1.500 ai 4.000, 5.000, 6.000 euro, a seconda del tipo di servizio che forniscono, ovviamente, il tipo di personalizzazione. Diciamo che costi 2.000 euro all'anno solo nelle macchine, forniscono anche il servizio hardware riserva, non è che costa solo il programma. Solo nelle macchine ci sono 250 direzioni scolastiche, 250 presidenti, 250 registri elettronici, 250 per 2.000, 500.000 euro all'anno, solo per le macchine. La domanda che mi sono posto è che bisogna fare da tutte le regioni. La domanda che mi sono posto è quanto costerebbe avere la gestione, mentre pagare 2 programmatori per un progetto di un anno, per fare tutte le maschere
puoi incontrare la gestione di server in maniera centralizzata. Io non credo che costa tutto questo, 500 per esempio, cioè, veniva a lavoro, non veniva delle cifre spropositate. Questi sono soldi che in qualche modo finiscono nelle tasche di pochi, vengono prelevati nelle tasche di pochi, finiscono nelle tasche di pochi, società sono 5-7 e gestiscono il registro elettronico. Non funzionano mai, non è sentito uno che ha qualcuno non può smentire, perché ovviamente il server ha delle cose, la rete delle scuole di Verona cosa hanno fatto? Semplicemente hanno costruito esperienze di database di gestione di server, l'hanno fatto pagando un servizio di 300 euro per la gestione della server, la gestione fisica, 300 euro, non 1.500, non 2.000, non 5.000. Alla scuola, perché la seconda parte è la scuola. E qui faccio parlare meglio. La scuola, nel nuovo corso di buona scuola, si sono accorti che la scuola italiana ha un livello tecnologico molto basso, stanno spingendo molto sull'avanzamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie di scuola. E io ho visto una cosa veramente. Thank you.
questi soldi, perché questo è Pasolini, pochi si ricordano di Pasolini, i giovani non sanno chi era Pasolini, pochi Pasolini era un insegnante, era un pittore, era un giocatore, era un regista, era un intellettuale, quindi diceva una volta tutto pronto, sapeva dare l'indicazione. Nel 1974 uscì un articolo sul Corriere, infatti a cui si riferivano questa frase che erano molto più seri e bravi di quelli di cui sto parlando. A me piaceva la frase. Perché sono spendono tutti questi soldi? Io lo so, non lo posso dire, non ho le prove, ma non ho nemmeno indizi. Però facciamo un ragionamento. Questa signora è Stefania Gemini, la nostra ministra dell'istruzione. A suo fianco c'è Antonio Sarcito, vicepresidente Worldwide Education di Microsoft. A maggio 2015 la Microsoft, il Ministero dell'Istruzione, ha fatto un accordo per la formazione degli insegnanti. Attenzione, il Ministero dell'Istruzione ha detto che non ha pagato niente, è gratis. Gratis non esiste. Gratis non esiste, qualcuno paga. Notizia, dovrei essere al sito della Microsoft, quindi sono ufficiali, non hanno neanche un nome. Incontro Microsoft New, 30.000 docenti formati alla tecnologia, perché stanno spendendo molto sulla formazione. Ovviamente, quando avevo letto l'anno scorso che c'era un budget enorme per la formazione, ma per meno male, stiamo andando sulla direzione giusta. Poi leggo queste cose, non le capisco perché sono stati finalizzati tutti questi soldi della formazione. Avvia il progetto animatori digitali. Cosa sono gli animatori digitali? Sono quelli che vengono chiamati facilitatori, cioè dei soggetti insegnanti, che devono collaborare con i loro colleghi per l'utilizzo delle nuove tecnologie, in modo che i loro colleghi soggetti lo possano apprendere, trasmetterlo quindi ai loro allievi. Nel progetto è anche inserita la possibilità, è anche molto spinta, la possibilità che i costi di allievi che abbiano appreso tutte le tecnologie digitali li possano poi trasmettere alle loro famiglie. Quindi noi, io genitore, sarò chiamato da qualche tempo dalla scuola italiana da mia figlia a partecipare a degli incontri, sono sicuro, in cui ci sarà l'allenatore digitale, ci sarà il lavoro insieme ai ragazzi, insieme ai professori, insieme ai genitori per promuovere competenze sulle nuove tecnologie. Quali sono le nuove tecnologie? Detto così, va bene. Queste sono le nuove tecnologie. Teacher Academy, Windows 10. Teacher Academy, Office 365. Teacher Academy, OneNote. Introduction to Microsoft Classroom. Ovviamente la Microsoft, che paga la formazione di 30.000 docenti, se lo fa, c'è un motivo. Perché con 30.000 docenti riesce ad arrivare a 60 milioni di italiani. E se 30.000 docenti i programmi Microsoft glieli regala, perché questi docenti Microsoft glieli regala, non ci sono messi, ma non lo so, ma scrivere. Ma ci sono esempi in cui potete scaricare i programmi della Microsoft, se vi dichiarate insegnanti e formatori, perché è semplice dichiarazione. Ma 30.000 formati, 60 milioni di possibili utenti. Tutti gli altri utenti pagano le licenze, paghiamo tutti. Questo ce l'ho voluto mettere perché questo qui dice tale Salvatore Gammella, dice l'ambassador Microsoft in Education presso Microsoft. Non ho capito quello che significa, ho fatto qualche ricordo la sua profilo. Questo messo sul suo profilo Facebook e sul profilo, sulla pagina Facebook del formatore digitale di questa notizia. L'esperto Microsoft nella tua scuola con un corso di formazione gratuito, grazie al protocollo di intesa da New York Microsoft oggi in poi. Adesso lasciamo perdere il protocollo, che probabilmente anch'io credo di avere degli esperti e posso capire l'errore orale. Gli scritti di condivisione sulla pagina Facebook con un file che sta nel proprio computer, io credo che questa persona è un po' di confusione, qualcosa l'abbia fatta nella sua testa. E purtroppo questi sono i responsabili dei formatori digitali.
responsabile di tutto il progetto. Salerno, docente. Questa di dicembre del 2015, il protocollo è stato firmato a maggio, la domanda era per il dottoressa, questa informazione, Microsoft e Mule portano nuove tecnologie al laboratorio di coding nelle scuole italiane. Minecraft entra in classe per insegnare matematica. Minecraft è un gioco, la cui grafica è quella di sulla destra, è una grafica, ci mettiamo io sui miei ricordi di 35 anni fa. Per questo è il gioco che viene utilizzato. Voi potete immaginare il signore italiano che si mette a studiare, a spiegare il normale, o Federico II, o il periodo comunale italiano utilizzando Minecraft, utilizzando un gioco che fa questo. Ve lo immaginate? Però questo è quello dove stiamo andando. Questo è il pessimo utilizzo della tecnologia. Questa è una tecnologia che non è finita, è un metodo che non è finita. E questa cosa voi dovete pensare, immaginare,